Ragazzi, questo è un momento molto particolare perché il ricordo di Gianfranco Lucarello ci commuove un po' tutti. Perché Gianfranco io lo conoscevo da 40 anni ed era un po' il nostro capitano, non solo il capitano della squadra di calcio, ma era un po' il capitano della nostra vita, perché è sempre stato vicino a tutti noi, sempre molto generoso, sempre pronto a dispensare consigli, a sostenerci, ed era diventato un punto di riferimento per ognuno di noi. Facile ricordare un collega carissimo a noi tutti, caro Alessandro, il figliolo, perché partiamo dalla premessa, la sua sincerità a volte sfiorava l'essere urticante. Io per esempio ero bersaglio preferito sia per la forma fisica molto carente in campo, sia per altre cose, ma lo abbiamo sempre tutti apprezzato attraversando generazioni, per il suo esempio, il suo rigore e la cosa curiosa che appartiene solo ai grandi giornalisti è che un'apparenza scanzonata nasconde una qualità di rigore unica che non tutti hanno, anche quelli più seri o seriosi. Gianfranco era proprio questo, l'attenzione maniacale, io ho seguito con lui tanti di raduni, a Soccaro, di tiri e stili, ma non per parlare di me ma di noi. Qualcuno tra i più giovani, tra noi più anziani, ha appreso qualcosa, anche subendone magari qualche rimbrotto. Ed è questa la bellezza del personaggio, che noi ricordiamo con questo piccolo gesto, ma come si notava nelle parole di Guido, semplicissimo, perché noi, Guido rappresenta Napoli, lo ha conosciuto in epoca, la bellezza era la purezza nell'affrontare le cose, mai un fuoco deve essere accattivato, quindi anche la capacità di saperle accogliere senza essere se stesso, cosa forte. Questo gli ha appartenuto. Io ho vissuto con lui anche un'esperienza nel sindacato di categoria che devo dire ha una formula, diciamo direi, di disponibilità generosa, perché noi siamo on demand, se qualcosa non va ci chiamano, ma non facciamo come la CGL, ma se è scritto sì o no, noi siamo in campo per tutti col piacere di esserci, perché rappresentiamo una missione. Della legge Augustina segretario quando fu eletto presidente regionale. Anche essere sindacalista di una categoria oggi è sempre più complicato, ma significa essere capace di interpretare un ruolo con rigidità, con preparazione e con competenza. A tutto questo aggiungeva l'amore per il sud, che sai si traduceva in tanti altri vincoli di grande orgoglio e appartenenza che molti colleghi hanno ritenuto di poter prendere e ispirarsi anche il loro lavoro e i loro pensieri, così tanti come si parla. Non voglio andare per le lunghe, questi fiori che non saranno un colpo per lui, ma soltanto una grande gioia. E aggiungo a questo una cosa che ci tenevo a dare, la medaglia celebrativa della stampa sportiva, tu la metterai per sostituire la tua parte, il tuo colpo non va. Lo faccio con grande piacere e viva Gianfranco nei nostri cuori. Veramente potrebbe aggiungere che aspettandolo che tornasse dagli spogliatoi faceva notte quasi perché per una stanza. Chiudevano anche le luci perché lui ancora raccoglieva con i suoi proverbiali quaderni.
organizzarlo questo torneo? Assolutamente sì, la tua proposta è già nostra, lo faremo nella maniera più divertente. Grazie a tutti.